Allora, siamo qui per Informa, anzi per Io Dico Informa, con il candidato a sindaco di Drape, uno dei due candidati, l'avvocato Pino Rombolà, amico di tutti. Pino, adesso è prevista la presentazione della lista. So che Annalisa Fusca, o Fusca, non so, Fusca, ti ha già fatto delle domande, quindi non, per non essere ripetitivi, ti dico come vedi questa campagna elettorale e quali sono, in sintesi, i due punti più importanti del tuo programma. Allora, la campagna elettorale è una campagna elettorale entusiasmante come tutte le campagne elettorali, serena, tranquilla come direi ormai da anni avviene a Drapia, positiva, vedo molto entusiasmo intorno a noi, molta gente che si avvicina e ci incoraggia quotidianamente a proseguire il cammino iniziato ormai 5 anni fa con Antonio Vita sindaco. E nulla, quindi la campagna elettorale sta proseguendo nel migliore dei modi, è da poco iniziata diciamo ufficialmente, ma sono certo che da qui alle elezioni del 26 maggio proseguirà in maniera tranquilla, entusiasmante e serena. Per quanto riguarda le priorità, certamente la priorità assoluta che noi dobbiamo risolvere è la questione della viabilità del ponte Brumaria a Drapia. Drapia rischia l'isolamento da un momento all'altro, c'è un tratturo che sta sostituendo in questo momento la SP18 e che quindi dobbiamo necessariamente risolvere. Ovviamente è di proprietà della provincia, quindi però il comune dovrà fare in modo che venga risolto il prima possibile. Altra questione che sono certo potremo risolvere nel giro di pochissimo tempo è l'approvazione definitiva del piano strutturale comunale, perché la passata amministrazione ha fatto un gran lavoro, ha già fatto tutti i passaggi che dovevano essere fatti e quindi ormai rimane solamente di portarlo in consiglio per l'approvazione definitiva. Quindi questi sono i due punti salienti, ovviamente poi articolerai nella presentazione, certo, che io seguirò poi qui per Periodico Informa, gli altri punti in programma. L'ultima domanda, sei in un clima qui disteso, l'ostello della gioventù che in qualche modo fa parte anche della mia, del mio passato affettivo, della mia famiglia. Il clima di questa campagna elettorale, visto che è entusiasmante, qual è? È un clima sereno, distensivo oppure ci sono... No, un clima sereno e distensivo, anche se ovviamente come tutte le campagne elettorali il rischio il pericolo è dietro l'angolo, ma noi faremo in modo, almeno da parte nostra, faremo in modo in tutti i modi di evitare di cadere in eventuali provocazioni. Me lo auguriamo tutti, perché Drapia comunque attigua la città di Tropea e fa parte del territorio, insomma, tutti quanti. Ti auguro in bocca al lupo per questa campagna, a nome mio, a nome di tutta la redazione. Grazie, grazie. Grazie. Io credo che stasera oggi è un giorno particolare. Il 9 maggio nel 78 ha segnato una giornata particolare, una delle forse delle pagine più struggenti e gravi della nostra storia politica italiana. Sono stati trovati morti il presidente dell'allora Democrazia Cristiana, onorevole Aldo Moro, e a Cinisi in Sicilia Peppino Impastato, un giovane che ha lottato fortemente contro la mafia. Un applauso a loro e a tutti coloro che hanno combattuto, da un lato le Brigate Rosse, hanno combattuto la mafia, stanno continuando a combatterla. Speriamo che da una parte la vittoria c'è stata contro le Brigate Rosse e contro il terrorismo in generale. La mafia purtroppo ancora imperversa, ma io credo che le persone oneste vinceranno e quindi credo che alla fine anche la mafia dovrà soccombere. Oggi è la seconda tappa. Intanto credo sia giusto ringraziare la proprietà della struttura che ci ospita, quindi grazie ai proprietari, alla società proprietaria, al dottor Soccorso Capomolla che ha dato la disponibilità per questa struttura, che da qui a poco vedrà sarà portata a nuova vita e quindi è un altro diciamo fiore all'occhiello del nostro territorio, potrà essere un altro fiore all'occhiello del nostro territorio. Naturalmente ringrazio come sempre gli amici, tutti i miei familiari, tutte le persone che in questo momento ci stanno vicino, ci incoraggiano
e che sono certo ci dovranno stare vicino anche nei prossimi 5 anni di amministrazione. Grazie di cuore per l'affetto che ci state dimostrando, grazie a tutti i trapiesi che quotidianamente ci esprimono vicinanza e ci incoraggiano a proseguire nel percorso iniziato 5 anni fa. Ovviamente un ringraziamento particolare, l'ho già fatto e non mi stancherò mai di farlo, lo faccio al sindaco Antonio Vita, all'amico Antonio Vita che ha deciso per motivi personali di non riproporre la candidatura, un sindaco, un galantuomo che ho avuto il pregio di stare vicino a lui per questi 5 anni e di collaborare con lui. Grazie veramente di cuore Antonio. Un grazie anche a tutti i consiglieri del Consiglio Comunale che volge al termine, ovviamente un grazie particolare al gruppo Drapia nel Cuore, un gruppo formato da donne e uomini che, con i quali si è instaurata una collaborazione eccezionale, siamo divenuti amici e credo un'amicizia che appunto durerà nel tempo. E poi grazie ovviamente a loro, ai candidati della lista Viviamo Drapia, giovani e non solo, che hanno scelto liberamente di candidarsi e oggi sono al vostro cospetto come appunto candidati a consigliere della lista Viviamo Drapia. Bella gente, candidati capaci e preparati, e sottolineo preparati perché se no qualcuno può pensare che la preparazione sia qualcosa che ci sta solo da un lato, che hanno la voglia di fare, giovani che sentono la necessità, il bisogno e il coraggio di riscattarsi e vogliono liberamente riapproparsi di ciò che gli appartiene, cioè il loro futuro e il futuro della nostra comunità. Abbiamo costruito una squadra forte e competitiva, che attrae consenso e che coniuga la freschezza e l'entusiasmo dei più giovani alla competenza e all'esperienza dei meno giovani. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti, una squadra eccezionale. Vincente. Speriamo vincente. Io credo vincente, ma se lo dico io è di parte. Invito tutti, in questi pochi giorni che ormai ci separano dal voto, rimangono ormai poco più di 15 giorni, poco meno di 15 giorni dal voto, spetta soprattutto a voi, cari amici, il ruolo più importante per far capire al vicino di casa, al parente, all'amico, che è il momento di dimostrare che il nostro futuro passa solo da noi. È l'ora di scegliere il proprio domani con la consapevolezza che possiamo farlo solo oggi. Non fidiamoci delle solite facce di bronzo che cercano di ingannarci con promesse dell'ultima ora, vantando amicizie politiche e influenti, questo solo in campagna elettorale. Una casa, un lavoro, milioni buttati in faccia senza scorno, per dirla come siamo noi. A tanta povera gente e ad un territorio come il nostro, non povero, perché per fortuna viviamo in un territorio che ha delle potenzialità eccezionali, ma un territorio impoverito dalla tracotanza e dall'arroganza e dallo strapotere di certi personaggi politici. Vedete, quello che spesso potevano essere considerati dei sogni, spesso si avverano e si sono avverati. Basta guardare la costruenda cittadella di Padre Pio. Da qui a qualche mese il primo edificio dell'ospedale pediatrico che viene denominata Madonna di Fatima, che accoglierà i bambini malati, gravemente malati, verrà completata. Io già credo che per la fine di maggio dovrebbe essere completata la struttura. Entro l'anno 2020 il loro progetto è quello di accogliere i primi malati, i primi bambini. Il castello di Caria, sembrava, chi ha la mia età
tutte le campagne elettorali, non c'era campagna elettorale che non si parlasse del castello di Caria, soprattutto nella frazione Caria. Oggi non si può più parlare del castello di Caria. Il castello di Caria è completato. Si può parlare di quello che dovrà avere la funzione del castello di Caria. Ma il castello di Caria è stato espropriato, è stato completato per quanto riguarda la struttura. Dobbiamo capire e noi abbiamo le idee chiare per capire cosa bisogna fare nel castello di Caria. Comunque il suo esproprio, la sua ristrutturazione non può essere più oggetto di campagna elettorale. È un altro sogno che si è avverato. Siamo a pochi passi dalla scuola media e su questo vorrei fare una precisazione. È stato detto che questa scuola media non si capisce se si lavora, se non si lavora. Allora, la scuola media stanno lavorando, stanno completando. Io credo che il prossimo anno, cioè 2019-2020, i ragazzi del nostro territorio potranno essere accolti in una struttura efficiente, funzionante e accogliente. È stato detto che doveva essere demolito questa struttura per costruirne una nuova. Non ci avevo pensato, avrebbe detto certo la qua. Si dimenticano però di dire che 2 mesi prima che noi arrivassimo avevano speso 150.000 euro per metterlo in sicurezza. Io vorrei capire come si può demolire una struttura sulla quale 2 giorni prima erano stati spesi 150.000 euro per metterla in sicurezza e dalla quale abbiamo dovuto sgomberare i ragazzi perché le fondazioni non erano a posto. Questo è, non, se no, io ripeto, le bugie hanno le gambe corte, non si può venire a raccontare bugie. Io spero che anche il nostro sogno si possa avverare. In ogni caso sono certo di una cosa, che vale la pena di sognare e soprattutto vale la pena per realizzare un sogno, di vivere per realizzare un sogno. Prima e forse anche al di sopra di ogni programma, Drapia ha bisogno di uomini e donne libere, di fare politica per passione, libere di sognare un paese civile e generoso, accogliente e capace di mettere in moto lo sviluppo economico e sociale, un paese che punti alla legalità e al senso civico, difende e valorizzi l'ambiente, promuove il turismo, un paese capace di investire nelle nuove generazioni e nella dignità del lavoro. Io credo che questi elementi nella nostra squadra ci siano tutti. Siamo un gruppo di persone forti, libere e capaci di amministrare per i prossimi 5 anni Drapia. Prima di passare a presentarvi uno per uno quelli che sono i candidati, e io stesso che sono il candidato a sindaco della lista Viviamo Drapia, voglio ribadire quello che ho già detto la volta scorsa. Io e tutta la squadra stiamo affrontando e ci siamo imposti di continuare a farlo la campagna elettorale nel pieno rispetto e nei confronti di tutti, nel rispetto di tutti e soprattutto dei nostri avversari. Drapia, appunto, per crescere ha bisogno di concordia e di serenità. Ritengo veramente che ci sia bisogno di serenità se vogliamo crescere. Quindi lo ribadisco anche in questa sede, né io né i candidati della lista Viviamo Drapia accoglieremo mai, ove ci dovesse arrivare, l'invito allo scontro. Noi terremo un atteggiamento propositivo, noi siamo per e non contro nessuno. Ora, detto questo, torniamo quindi alla presentazione della lista. Cominciamo dalla sinistra, però c'è Carlo Di Bella. La volta scorsa non c'era per impegni di lavoro, lui sapete tutti che fa un lavoro particolare, cioè fa l'autista dei pullman, quindi in questo periodo è super impegnato anche con le gite scolastiche. Che dire di Carlo? Carlo è una persona umile, una persona di poche parole,
Ma questo non significa che, anzi, spesso significa esattamente il contrario, che chi parla poco agisce tanto. E Carlo è uno di quelli che parla poco effettivamente, ma quando parla praticamente fa delle sentenze, l'ho detto la volta scorsa, fa delle vere e proprie sentenze, emette sentenze definitive senza possibilità di appellarle. È una persona che è fortemente motivata, una persona che vuole, che vive Drapia, la vive realmente e che vuole, come dire, lavorare per il proprio territorio. Io non so se poi vorrà dire due parole, siamo a casa sua, quindi vedi tu poi. Poi abbiamo il dottore Domenico D'Agostino. No, dice, abbassate il titolo e aumentate la paga. Vabbè, Mimmo allora tolgo il titolo, ma la paga non te la aumento lo stesso. Mimmo D'Agostino. Mimmo D'Agostino è dottore commercialista, revisore dei conti, è revisore dei conti presso numerosi comuni della provincia di Vibo Valentia e anche fuori dalla provincia di Vibo Valentia. Io so che è revisore dei conti nella città di Castroville, è revisore dei conti alla provincia di Cosenza. Insomma, una persona di grandissima esperienza in materia di bilancio e in materia di contabilità. Una persona che oggi, nella passata amministrazione, divideva questo ruolo impegnativo con il sindaco uscente Antonio Vita e quindi poteva in qualche modo stare anche lui tranquillo perché comunque c'era il sindaco. Nella prossima amministrazione dovrai avere un ruolo più importante perché per me i numeri sono lettera praticamente araba, quindi non capisco nulla. Mi dovrai supportare veramente. Quindi è una persona alla quale io credo lui ha fatto già tre mandati amministrativi, si propone per il quarto. Io credo che veramente tutti i cittadini di Drapia dovrebbero ringraziarlo perché in questi tre mandati, e ci auguriamo anche per il prossimo, ha fatto un lavoro che pochi vedono, perché non è il lavoro che magari facevo io che stavo per le strade e mi arrabbiavo per la spazzatura e le altre cose. Lui era un lavoro più di ufficio, un lavoro più per la tenuta dei conti. Devo dire che ciò che dicevo è che quindi con la sua, anche diciamo dal punto di vista professionale, potrà dare il suo contributo in parecchie materie che riguardano il comune di Drapia, che riguardano qualsiasi ente, cioè stiamo parlando quindi di urbanistica, di lavori pubblici, sono ovviamente materie nelle quali mi dovrà aiutare e coadiuvare. Giuseppe Pietropaolo, frazione Caria. Con Giuseppe è da anni che condividiamo molte battaglie politiche. Una persona forte, buona, fortemente buona direi, anche lui ha voluto la candidatura in maniera perentoria, senza se e senza ma si è candidato e ha voluto candidarsi con noi per affrontare questa nuova esperienza. Anche in questi ultimi anni e fa parte della cooperativa, una cooperativa giovanile presente nel nostro territorio che si sta dando un sacco da fare. E potrà certamente, soprattutto in materia ambientale, dare la sua mano e il suo contributo. Giovanni Naso, anche lui della frazione Caria. Giovanni Naso di mestiere fa l'amico di tutti, io credo che è una persona che veramente ci darà, oltre che l'aiuto, come dire, l'aiuto anche uno stimolo morale per continuare ad andare avanti. Poi c'è Antonio Stopirà, non per ultimo, ma perché è iniziato a finire e mi deve più fuori. Ah, Loretta era là, l'avevo saltata, Loretta, scusa. No, quindi non c'è, scusami, Dora. Allora, Antonio per la festa di eccezionale alla futura amministrazione, perché potrà e dovrà aiutarmi all'interno degli uffici con la sua competenza amministrativa e giuridica e quindi avrà l'aspetto un gravoso impegno. Una persona che ha fatto una scommessa,
molto simile a quella che ha fatto Francesca Rombolà, cioè ha scommesso insieme al marito nel territorio, anche Francesca ha scommesso insieme al marito nel territorio e spero che entrambi vincano questa scommessa. Mi confondo. Antonio Rizzo ha avuto l'onore di poter collaborare con lui in questi 5 anni e siamo, io devo dire la verità, l'ho detto già a Drapi, ad Antonio lo conoscevo pochissimo prima di questa esperienza amministrativa, ci siamo conosciuti in questa occasione, siamo diventati direi molto amici, come fratelli, una persona, che dire, un galantuomo di altri tempi, una persona di parola, una persona anche lui di poche parole devo dire, però sempre disponibile, sempre allegro, sempre attento, pacato. In questi 5 anni ha dato una grossissima mano al sindaco Antonio Vita e credo che dovrà darla anche al sindaco, e mi auguro che dovrà darla anche al sindaco Pino Rombolà. Anche lui è un profondissimo conoscitore, da questo punto di vista sono molto simili con Antonio, un profondissimo conoscitore del territorio e di tutte le potenzialità e anche le negatività che ha questo territorio e sulle quali bisogna di turismo. Ho investito quello che avevo, i pochi miei risparmi su questo territorio, quindi diciamo che il mio non è un amore così a parole per il territorio, ma è un amore concreto, perché io ho investito in questo territorio, credo in questo territorio, spero che questo territorio possa continuare ad andare avanti, perché diversamente io stesso, come dire, ci rimetto del mio, quindi non è un amore così platonico verso il territorio, ma è un amore reale e concreto che ho verso questo territorio. Ho fatto il vice sindaco con Antonio Vita e con Aurelio Rombolà nell'amministrazione, nel secondo mandato di Aurelio Rombolà, quindi ho una buona, come dire, esperienza amministrativa. Non so che dire, perché uno parlare di lui è difficile. Comunque credo che non c'è bisogno, insomma, credo che mi conosciate tutti. Però una cosa su di me la voglio dire, l'ho già detta e la voglio ripetere, perché la maldicenza, la calunnia sono venticelli sottili che se uno non sta attento poi diventano anche tempeste. Allora, io provengo da una famiglia dalla quale ho avuto una educazione rigorosissima. Mio padre era molto rigido e mi hanno insegnato che la legalità, la correttezza, l'onestà devono essere i fari che illuminano il mio cammino. Ma non solo questo mi hanno insegnato la bellezza e l'amore per lottare per le proprie idee nella legalità e nell'onestà e nella lealtà.